Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Pokémon Mario Merda 2. L'ultima volta abbiamo sfidato la palestra dell'isola, o meglio, di questa isola. Aspetta. E oggi termina la nostra residenza, cioè, come si può dire, il nostro tour in quest'isola e torneremo a nord di qua, passando al percorso 21. Non vi state chiedendo perché non voliamo direttamente? No, non avrebbe senso. Però aspetta, la squadra non è ancora caricata. Ricarichiamo la squadra. È venuto il bordello, sì, vabbè. Ricaricami la squadra, che non è messa bene. Adesso arriverà un evento importante. E poi ci saranno gli eventi chiave. Torniamo su percorso 21 e lasciamo l'isola. Andiamo verso nord. Aspetta. Sì, vabbè, sfidiamo questi idioti. Hai visto il mio costumino di Prada? Ma va a cagare. Patatamon. Ah. Mi ricorda qualcosa, ma non... Vabbè, non mi faccio idea perché io non sono un pezzo di successo. Salta fuori. Pokémon è davvero di una lentezza delle peggiori proprio. Sto stronzo di merda è paralizzato. Pensiamo bene. Ma muori, creatura di merda. Comunque sono appena le 23 ed siamo di sabato, il 20 giugno. Intanto Michelang, vabbè, cazzo è? Ah, Michelangelo! Capito? Vabbè. Cosa vuoi fare frustrato quando sono pure paralizzato, affanculo. Comunque, adesso sì, siamo di notte. Sto facendo adesso il video perché non avevo tempo per questo pomeriggio, ho dovuto fare delle cose. Mi sono dovuto fare pure la doccia che non la facevo da tipo una settimana. Per quanto riguarda il rapporto con i miei è meglio lasciar perdere, perché sennò devo bestemmiare. Tanto loro sono idioti. Non è colpa mia. A parte questo, ho parlato anche... Beh, non ho proprio parlato, però... Carmix mi ha detto che farà dei video appena finirà con gli esami. Nel frattempo, oggi ho visto un suo video dove ha detto che, come si può dire... ha cambiato idea sulla chiusura del suo canale. Ma se l'ho comprato in Africa, come può essere tarocco? Ormai è più tarocca la roba che abbiamo in Europa, non in Africa. L'Africa, anche sembra strano, sta progredendo poco a poco. Ah, senti il sole e il vento. Quel tizio deve aver scorreggiato. Non c'entra niente il sole. La scorreggia, però vabbè. Comunque sì, parlerò con il... Appena toccheremo 150 iscritti, magari chiederò a lui se possiamo fare una specie di live dove parleremo del futuro del canale. E niente, io non è che posso dire altro. Vabbè, paralizzato. Sì. Pokémon Mario Merda 2 sembra che sta volgendo il termine, ma è ancora lungo. Siamo già all'episodio 41 e dovremmo fare altri 10-15 episodi, spero prima, però vabbè. Comunque non penso di che finiremo entro la metà di luglio. Per il resto, cazzo, me ne frega a me.
farò Pokémon Romerda 2, poi... come cazzo si può dire? Devo continuare, poi Pokémon Platino, Pokémon Nero 2, Zelda Spirit Track, poi... altro che cosa devo continuare? Ah, Zelda Twilight Princess, ma lo continuerò verso l'autunno, perché attualmente non ho un microfono con la cuffia. E poi, non lo so, appena avrò fatto tutte queste, poi ne farò un'altra, di serie. In verità noi di VPC LOL abbiamo un progetto che si chiama Pokémon Italy, che è una hack ROM, che però ancora il progetto è fermo da molti mesi fa, dove praticamente faremo una hack ROM basata sull'Italia, dove ci saranno città italiane, sì. Ancora però dobbiamo decidere la trama, qual è. Devo parlare forse con Carmix, ma poi vedremo. A proposito, mi pare ho visto in questi giorni un progetto fatto da alcuni che si chiama Pokémon Xenoblade o qualcosa del genere. Ho visto la demo di qualche utente. Sembra interessante, ma io non farò certamente la demo. Magari farò il gioco quando uscirà. Per il resto, un utente che mi ha tipo mi ha commentato su un video di Pokémon Romerda 2 e mi ha detto di provare un'altra ROM. Come cazzo si chiamava? Il Pokémon Rosso Fuoco Distorto. Che però la trama è un po' strana, diciamo. Sicuramente per il momento non rientra nei nostri piani, poi non si vedrà. Vuoi andare a segno, Cristo Santo? Io non so se questa squadra può davvero andare alla Lega Pokémon, perché madonna, è proprio, cioè, le mosse non vanno mai a segno. Cristo, vabbè, lasciamo perdere prima che davvero bestemmi. Io mi sa che questa squadra la devo portare davvero a livello 60 direttamente, altro che 50. Ai ai, ho perso. Madonna, siete davvero poveri voi. Aspetta, che cazzo dicevo? Mi sono arrostito il culo, ecco. Mettiamoci pure gli spiedini e poi la mettiamo sulla griglia. Ah. Ok, adesso dobbiamo un po'... cazzo si può dire, vabbè, ricarichiamo un po' la squadra. Ma la pozione max non la uso, uso la super pozione se ce l'ho ancora. Ne vengono davvero pochissime, sì, ma però costano care ste super. L'iper pozione non la compro perché costerà una barca. Vabbè, sfidiamo questo tizio che manco ci vede, però quando entro non ci vede. Ho le mutande piene di sabbia. Toglietele, che ti dica. Ma perché voi state nuotando in un deserto? Sta minchia. Che c'è troppo sto Pokémon? Ma non sapevo che il cazzo si poteva chiamare anche minchia. Vabbè, non voglio entrare in questi dettagli. Che ripresa. No, mi stanno sul culo questi Pokémon che hanno ripresa. Poi si riprendono del tutto. E si arriva a una fase di stallo. Vabbè, hanno attaccato subito. Meglio farlo fuori. Certo che Onda Shock sarà pure infallibile, ma è una mossa che comunque non è tanto potente. Qua Infernape fa proprio cagare. Come è un Pokémon comunque che non... anche se di fuoco ce ne sono di migliori. Splash. Ah, sei un Magikarp. Che prurito. Mettiti un po' di lozione, diciamo, per il culo. Magari 10 supposte giganti del Viagra. Magari ti riprendi.
Madonna. Fammi compagnia finché non prendo qualcosa. Vuoi prendere due schiaffi? No, prenderei solo due calci in culo, che è meglio. Ah, guarda, New Shadow c'ha questo qua. È un tipo buio, perciò. Sì, ma New Shadow comunque è un buon Pokémon. Per quello l'ho catturato quando era ancora uno Shadow. Aspetta, voglio cambiare. Non voglio rischiare. Questo qua è già stato ammazzato un sacco di volte. Solo che non ho idea di come abbatterlo. Vabbè, siamo merda mentale. Ah merda, c'è quella dannata traporena. Me lo dimentico sempre. Sì, salmi qui su. Neanche mi ha fatto il solletico. Forza, buttalo giù. Shadow. Tanto sarà comunque più lento, più veloce sempre. Guarda che Infernape è davvero di una lentezza bestiale. E cosa ci faccio io con i Pokémon inutili? Li mando davvero, prendo un pacco regalo e li consegno all'Isis. Magari loro sanno cosa farci. Che si facciano reclutare da loro. Tanto a me non serve roba inutile. Almeno così ho passato un po' di tempo. Ma va a cagare, grazie comunque per i 1000 euro. Aspetta, si è abboccato. Cos'ha abboccato? Il cazzo di qualcun altro? Vabbè, lasciamo perdere. Adesso che facciamo? Ah, ben. Hai messo male. Ma merda, mi tocca a te. Anche se sei un tipo terra, purtroppo l'acqua è un problema. Si è fatto mangiare un'ora. Vabbè, è notte. Ovviamente è notte. Signor, quest'altro tizio. Ehi, non spaventare i pesci. Con quella faccia che ti ritrovi, stai attento a non spaventarli tu. Vabbè. Sheldon. Aspetta. Colpo di fango, anche se non gli farà molto. Ah no, beh. No, raggio Aurora no, vaffanculo. Vabbè, tanto ho deciso le differenze. Per fortuna, ma con forza. Plankton, ah, la forma evoluta. Che sarebbe Cloyster in verità. Vabbè. Sempre sta questa protezione. Guarda quanto mi fa incazzare questa protezione. Ancora. Che palle. Oh. Ma muori. Creatura di merda. Mi ha fatto così un cazzo. Vabbè, facciamo un altro tanto. Merda, si è trasformato quello stronzo. Io non ho più, non posso più trasformarmi perché non ho più la mossa. Ma poco mi importa. Ah, è vero. Vabbè. Mi dispiace, non volevo. Ma chi se ne frega. Mi sto scocciando perché non abbocca nulla. Forse perché stai pescando nella sabbia. Infatti. Non c'è niente. Niente, niente. Vediamo qua cosa c'è. Quindi siamo tornati quasi a Marronville. Moccio, ma no, basta. Ma cavolo, qui ci sono solo Pokémon inutili, va. Bentornati a Marronville. Ne è passato di tempo. Vabbè,
Nel frattempo andiamo a parlare con la serva. VPC LOL, so che non potrò mai raggiungere i livelli delle ragazze del bordello, ma posso provare ugualmente a soddisfare i suoi Pokémon. E li dia. Prenditeli. Perfetto, questo dovrebbe bastarvi almeno per un po'. Faccia attenzione. Grazie. Sicuramente la serva migliore che c'è in tutto il mondo, diciamo. Di solito sono meglio delle madri. Vabbè, non faccio questi dettagli. Andiamo a parlare con... VPC LOL, che piacere inviarti notizie. Nulla di buono purtroppo. Quell'Isis di Ash è utile come il culo senza buco, ma io sono riuscito a scoprire qualcosa. Pare che Tonio Cartonio abbia preso di mira alcuni youtuber. Sembra che possa controllare le loro azioni. Ma certo, è così ovvio? Non capisco. Starà cercando altri canali per trasmettere i suoi programmi perversi. Avrà capito l'importanza del web e dello streaming. Credo che stia cercando di ottenere più visibilità, mirando a chi di visualizzazioni ne ha milioni. È terribile, ma come può controllarlo? VPC LOL, non stai pensando quadridimensionalmente. Hai sentito la leggenda del forse di Monteluccio? Credo di no. Non credo sia solo una leggenda. Merda, ora mi ricordo, Lupo Lucio mi ha rubato il fossile. Che stia. Temo di sì. La cosa migliore sia fare, ritorno all'isola a parlare con l'esperto di fossili del progetto Dharma. Lui saprà cosa fare. Lo farò, dannazione. Sono le tue mani callose. Niente, torniamo all'isola. Però aspetta, non posso volare. Ma che cazzo faccio? Devo ri... No, aspetta, ce l'ho ancora. No, li ho messi tutti via. Solo quello Mejimbu sa volare. Vabbè, facciamoci le strade. Ah, Pigiotto non l'avevo catturato mai ancora, tra l'altro. Provo a catturarlo. Tanto per catturare qualche Pokémon inutile. Vabbè. Il leone simboleggia le tre qualità delle lame Peugeot: velocità di taglio, durezza dei denti e flessibilità della lama. Ah. Peccato che le auto non fanno un po' schifo, perché tipo il mio patrigno ha una Peugeot, ma il prossimo anno la darà via perché ormai sono 3-4 anni che gli dà problemi e ha speso troppi soldi a riparare, tranne il motore che non si è mai rotto. Però ha chiuso quelle Peugeot. Beh, posso capirlo. Io non so mai se guiderò, quindi tanto. Torniamo al centro Pokémon. Deposito. Aspetta. Vabbè, depositiamo temporaneamente merda meno. Perché Dildo mi serve. Gimbu. Il tempo sono quasi 20 minuti, vabbè. E niente. Jimbo, qualunque cosa tu sei, riportami all'isola. E parliamo con questo tizio. Come il professor Oak ti ha mandato da me? Esatto, sembra strano anche a me, visto la faccia che ti ritrovi, ma devi aiutarmi, credo che qualcuno stia utilizzando il fossile per scopi malvagi. Cavolo, sembra quasi un film, sarò onorato di aiutarti. Devi solo portarmi il fossile. Idiota, se avessi il fossile il problema ci sarebbe. In questo caso, forse c'è uno simile al museo di Dislessoboli, possiamo provare ad esaminare quello. Ho capito, andrò a prenderlo io, tanto ho solo 80 anni. Ah. Peccato che non puoi andare veloce in questi dannati edifici. Devono fare qualche modifica.
Vabbè. E niente, ora dobbiamo andare a Dislessopoli. Proprio qui a nord, diciamo, nord-ovest del paese. E dobbiamo andare in una zona che non siamo mai ancora andati, probabilmente. Bosco segretissimo. Aspetta però, prima però andiamo... Anche perché non ho idea se devo andare ancora qua. Ah già è vero, devo andare in questa zona. Ah vaffanculo. Mi serve taglio. Vabbè, se no, che faccio? Vaffanculo, non vado. Prendo un altro po'. Ce l'ha di... No, ce l'ha merda nel taglio. Niente, insegniamo a qualcun altro. A me ci può imparare, vabbè, tanto. Mejimbu lo uso solo come carne da macello, iperraggio, non mi frega un cazzo. Lo so che è una mossa potente, però tanto Mejimbu non lo userò mai probabilmente, anche perché lo uso solo come cavia. E niente. Perché non ho voglia di fare avanti, indietro, avanti, indietro. Ma gli alberi non li potevano levare direttamente, tanto per non sprecare... Chi è che taglia una buona mossa? Ci sono delle MP che sono inutili. Non puoi entrare dal retro, lo fa lo stesso, sai cos'è l'ambra? No. L'ambra è resina fossilizzata. Aspetta, la risolviamo. Non so dove c'è un laboratorio dove fanno risuscitare i Pokémon antichi. Utilizzano l'ambra contenente il materiale genetico di quei Pokémon. Sei un esperto, tu già sei uno scroccone a far pagare biglietto per questo posto dove non c'è un cazzo. Vabbè. Parliamo con questo tizio. Cosa sta cercando? Forse del Monte Lucio? Il mio collega ne sta seguendo uno nel bosco vicino, ma... Shh, è segretissimo. Ah, capito. Sì, comunque dobbiamo andare lì, dove siamo andati prima, nel bosco, e cercare... Ci saranno anche un po' di Pokémon a rompere le palle. Comunque, per chi non lo sapesse, questo qua in verità sembrerebbe il bosco baccoso che c'era in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia nel Settipelago, nella terz'isola, credo. Allora non ho infilato qua, vabbè, che cazzo c'è? Sandlot. Ma almeno qui i Pokémon sono livellati. Forse è per questo che prima non potevamo andarci. Sarebbero stati troppo forti i Pokémon. E niente, continuiamo. Finché non troveremo. Ma giusto, però aspetta, voglio. Non voglio lasciare niente indietro. Ma però aspetta. Non c'è quello, potrei anche andare qua. Chissà che ci fa questa. Quella totale. Vabbè. Sotto posso fare qualcosa? Non lo so. Fuori dalle balle, anche te. Pensate che dobbiamo andare in quella zona dove c'è quel tizio. Ancora sto... Cioè non mi fai scappare con quasi 20 livelli di differenza. Ma vai a fanculo proprio. Sei proprio un pezzo di merda. Ma muori. E liberati. Madonna se sei lento però. Guarda, appena troverò un Pokémon di fuoco, un altro, a te ti rimpiazzo. Perché sei di una lentezza incredibile. Anzi, ti consegno all'Isis. Magari lo useranno per le autobombe. Guardati dai Pokémon selvatici, ghiotti di bacchi. Vabbè. Andiamo qua. Ehi, stranieri. Straniero, cosa ci fai? Nel bosco segretissimo.
Non sarei qui se non fosse importante. L'esperto di fossili del progetto Dharma dice che state analizzando un fossile del Monte Luce. Potresti darmelo? Ne va del destino del mondo. Non c'entrerà mica. Esatto. Allora corri, non c'è molto da perdere. E ci dà. La martica. Analizza la martica. Ok, adesso qui c'è qualcosa di utile. Altrimenti. Ah no. Una triosca. Niente. Torniamo al laboratorio. Non so se posso uscire dal bosco in questo modo. Aspetta. No. Magari. Purtroppo, anche se è un bosco, è come essere dentro, diciamo, un gigantesco bagagliaio, perciò. Ah no, aspetta, vero. Possiamo scendere di qua, probabilmente. Non lo so. Madonna. Sai che faccio? Visto che non ho voglia di sfidare tutti quegli altri, probabilmente altri Pokémon su questa erba, usiamo un repellente, perché io non ho voglia, che già siamo quasi a 30 minuti e fra poco terminerò l'episodio. Ah no, è un vicolo cieco. Vediamo che cosa c'è. Elisir Max. Sembra meglio di niente. Ora troviamo la strada e andiamocene da questo bosco che non si può vedere, con gli alberi gialli come la piscia. Anche se la piscia è più tendente all'arancione. Non dimmi che devo farmi la strada. Madonna. Usciamo da qua. No, grazie, non voglio. Siamo trovati, finalmente siamo usciti da questo bosco da incubo e torniamo all'isola dove termineremo l'episodio. Per il momento ci fermeremo qui. Per l'evento importante aspetteremo il prossimo episodio. Perciò nel prossimo episodio di Pokémon Mara Merda 2 continueremo il corso della storia, dove andremo al laboratorio d'arma a consegnare l'ambra allo scienziato. Ci si vede, ciao. O come diciamo in arabo, Marhaba.